caloroso benvenuto a tutti gli appassionati di palio. Ci troviamo nel borgo di Lerici e quella di oggi è la quarta gara della stagione. Una stagione dominata dall'equipaggio senior dell'Lerici, l'unico armo ad aver vinto in tutte le occasioni. La gara più equilibrata senz'altro al momento è quella juniores, dove al vertice della classifica si è sempre alternato un equipaggio. Nella categoria femminile due le vittorie conquistate dal CRDD e una domenica scorsa conquistata invece dal Porto Venere. Proprio per ricordare cosa accaduto domenica scorsa nelle acque di passeggiata a Morin, negli juniores aveva vinto il Muggiano e nei senior, come già anticipato, abbiamo assistito alla conferma del Lerici. Sta per avere inizio la prima gara di questo pomeriggio, quella femminile. Sono sette gli equipaggi al via. Come anticipato, ad aver dominato la stagione fino a questo momento, l'armo del CRDD ha conquistato ben due vittorie in occasione della gara di Porto Venere e di Tellaro. Domenica scorsa, nella gara organizzata dal CRDD, a vincere era stato invece il Porto Venere, quel Porto Venere formato dalle ex campionesse che lo scorso anno vinsero il palio a bordo del Cadimare. Ma non sono soltanto questi due gli equipaggi che possono senz'altro ambire alla vittoria. Abbiamo infatti assistito ad un'ottima stagione fino a questo momento del Fossamastra, così come a quella del Lerici, che oggi gareggia in casa, e vedremo quindi se quest'oggi ci saranno ulteriori conferme o delle sorprese. We'll be right back.
Si è conclusa la gara femminile al settimo posto, taglia il traguardo il Cadimare in 6.48 e 78. Sesto Le Grazie con il tempo di 6.48 e 26. Quinto il Marola in 6.43 e 23. Arriva invece quarto il Porto Venere in 6.40 e 01. Sul podio arriva terzo il Fossamastra con il tempo di 6.28 e 67. Secondo il Lerici in 6.19 e 75. A vincere per la terza volta in questa stagione è l'equipaggio del CRDD che arriva primo con il tempo di 6 minuti, 4 secondi e 42 centesimi. Il Lerici non è ancora riuscito a vincere in questa stagione, ma ha dimostrato di essere lì insieme agli equipaggi più forti. Ecco, qual è un po' il bilancio dopo 4 gare per quanto riguarda la categoria femminile? Ma allora, secondo me ci sono appunto questi 4 equipaggi che se la giocano, anche se noi e Fossamastra non siamo ancora riusciti a vincere una gara, però diciamo che siamo sempre lì e quindi secondo me da qua al Palio un po', diciamo, di podi cambiano come primo posto, diciamo. Secondo me anche noi e Fossamastra potremo vincere qualche gara. Oggi un buon secondo posto, anche se abbiamo assistito a distacchi davvero impressionanti. Ecco, però al termine della gara si è un po' sparsa la voce di una differenza per quanto riguarda la lunghezza del campo di gara dalla boa 1 rispetto poi alla boa 13. Allora, premettiamo che vabbè, ha vinto CRDD e comunque nelle tre gare precedenti ne ha vinte 2, quindi probabilmente avrebbe vinto ugualmente. Sì, è girata questa voce, pare una differenza anche notevole, si parla di metri e metri e ti dico, se così fosse, tra virgolette me lo auguro, perché comunque quei distacchi lì non possono essere reali per 4 equipaggi che comunque se la giocano, cioè nel senso il tempo che fai a fare 500 metri più o meno è quello, varia di qualche secondo, non può variare di 10 secondi e finire con quei distacchi lì. Quindi secondo me, io appena ho finito la gara ho detto secondo me era più corto, per forza. Ecco, tra gli equipaggi che invece forse se la giocano un pochino meno, però secondo te tra questi qual è quello che potrebbe fare un po' più la sorpresa? Secondo me Le Grazie, io le vediamo spesso in diga e mi sembrano molto costanti e molto, come si dice, volenterose, quindi secondo me possono esserla una sorpresa, se non quest'anno, però secondo me se continuano tutte insieme hanno delle buone possibilità anche nel futuro. Sta per avere inizio la seconda gara di questa giornata, quella juniores. Sono 10 gli equipaggi pronti a partire alle sagole. Una gara sicuramente la più equilibrata rispetto alle altre e che quindi si preannuncia davvero entusiasmante. Ogni domenica è stato un armo diverso ad occupare il vertice della classifica. Il Cadimare in occasione della prima prepalio, quella di Porto Venere. E poi il Porto Venere in occasione della gara organizzata dal Tellaro e il Muggiano domenica scorsa nelle acque antistanti passeggiata a Morin. E tra l'altro non sono soltanto questi 3 gli equipaggi che si sono resi protagonisti, tra questi anche Fezzano e Canaletto si sono più volte suddivisi il posto sul podio, quindi una gara che si preannuncia davvero un'incognita per questa stagione.
Si è conclusa la gara juniores, al decimo posto Le Grazie con il tempo di 6:37:64, nono l'equipaggio del Marola in 6:31:34, ottavo il Portovenere in 6:24:56, settimo il Muggiano con il tempo di 6:18:97, sesto quindi il Fossamastra in 6:17:27, quinto il San Terenzo in 6:14:32, quarto il Canaletto in 6:09:10. Sul podio arriva terzo il Cadimare con il tempo di 6:08:12, secondo il Fezzano in 6:02:90, vince per la prima volta nella categoria juniores l'equipaggio del CRDD con il tempo di 6:01:88. Prima vittoria della stagione, vi aspettavate questo risultato? Beh, è arrivato un risultato che possiamo dire che era inaspettato, dato che non abbiamo dato tanti ottimi risultati, però a quanto pare ci siamo anche noi, perciò speriamo di dare altri risultati ottimi. Ecco, parlando del vostro equipaggio, da quant'è che avete iniziato a vogare insieme? Loro hanno iniziato ad agosto, io invece sono arrivato un mese prima della gara di Natale. Con loro mi sono trovato subito bene, siamo anche un gruppo unito, ci aiutiamo a vicenda. E speriamo che la stagione continui su questa via e c'è molto da lavorare. Ecco, la gara juniores si è rivelata quella sicuramente più equilibrata. Quali sono gli avversari che in qualche modo vi sembrano essere più competitivi? Beh, fino ad oggi ci sono stati due gruppi ben definiti, che sono quelli di il primo di testa, dove c'erano Canaletto, Portovenere, Fezzano, Muggiano e Cadimare. E noi credevamo di essere in quello dietro, però a quanto pare possiamo avvicinarci, perciò se riusciamo a avvicinarci alla quinta, siamo anche vicini alla prima, non ci vuole tanto. Per avere inizio la gara senior. La gara senior si è rivelata quella meno equilibrata, infatti a vincere è sempre stato l'equipaggio del Lerici. Ma comunque tra gli armi più competitivi, quelli che si sono alternati nelle tre domeniche trascorse sul podio, sono Fossamastra, Marola, Fezzano e Canaletto, che rappresentano in qualche modo i principali avversari dell'Armo che oggi gioca in casa.
Si è conclusa la gara senior. All'ottavo posto arriva il Cadimare con il tempo di 12.08.30. Settimo quindi il Muggiano in 12.01.21. Sesto il Porto Venere in 11.57.70. Al quinto posto l'equipaggio del Sant'Erenzo in 11.53.73. Arriva quindi quarto il Canaletto in 11.44.24. Terzo il Fossamastra in 11.36.80. Secondo il Fezzano con il tempo di 11.32.48 e vince ancora l'equipaggio del Lerici con il tempo di 11 minuti 24 secondi e 46 centesimi. Squalificato l'Armo delle Grazie, che sarebbe altrimenti arrivato quinto con il tempo di 11.52.90 per aver sberciato la boa. La combinata è stata vinta dalla borgata del Fossamastra. Ennesima vittoria dell'Erici, però il Fezzano ha dimostrato di essere quella barca che più prova a mettere i bastoni tra le ruote a questo equipaggio. Noi ci proviamo a metterci i bastoni tra le ruote, loro si sono dimostrati più forti per adesso e finché fatti parleranno in questo modo, loro saranno sempre davanti e avranno sempre ragione purtroppo. Cosa può dare questo Fezzano e cosa ci dobbiamo aspettare dal vostro equipaggio? Ma questo Fezzano secondo me può dare tanto, sicuramente i risultati dell'allenamento si vedranno quel giorno lì. Noi diremo la nostra quel giorno, siamo lì, lavoriamo tutti i giorni proprio per quel giorno, non per queste gare, comunque vediamo quel giorno lì. Oltre all'Erici, quali sono le altre imbarcazioni che almeno sulla carta o per quanto visto nelle scorse occasioni vi sono sembrati più competitivi? Ma sulla carta ci sono molte imbarcazioni, diciamo che l'Erici è quello che ha dimostrato un po' di più in queste prime gare, però secondo me la barca da battere è la nostra, perché secondo me noi dobbiamo puntare a noi stessi, dobbiamo puntare a migliorarci ogni giorno e se non lavoriamo su noi stessi non possiamo pensare di battere le altre persone, quindi loro si sono dimostrati più forti ma noi proveremo a dimostrarci altrettanto. Purtroppo la gara è stata caratterizzata da un errore per quanto riguarda la misurazione del campo di gara. Erano in qualche modo favorite le imbarcazioni lato Castello di Lerici rispetto a quelle lato Sant'Erenzo, in quanto il campo purtroppo era più corto. Ma andiamo ad ascoltare il presidente del Lerici, Marco Greco, che ci spiegherà appunto quanto accaduto. Abbiamo riscontrato questa cosa come dato oggettivo, proprio misurato con delle strumentazioni che hanno un metro di scarto circa, quindi sono 30 metri di differenza, constatato anche dalla Lega Canottaggio oltre che da diverse borgate, per cui abbiamo fatto questo consiglio di regata per decidere quanto segue. Intanto oggi chi ha tagliato il traguardo per prima, per seconda e per terzo verrà premiato dalla società organizzatrice come diciamo colui che è entrato sul podio, ma la Lega ha deciso di congelare la classifica e quindi il punteggio e si riserverà in settimana di decidere se fare una compensazione, se annullare la gara dal punto di vista dei punteggi per rendere un po' di giustizia sportiva. Noi ci scusiamo con tutti, ma purtroppo la borgata non si occupa del campo e sono convinto assolutamente della buona fede e del lavoro dei signori che fanno i campi tutte le domeniche, che purtroppo come tutti possono sbagliare. Le classifiche non hanno quindi subito alcuna modifica, ma il campionato provinciale è stato congelato, ovvero al termine di questa gara tutti gli equipaggi presenti saranno assegnati 8 punti. Si conclude anche questa quarta Prepalio che si è svolta a Lerici. Abbiamo assistito alla doppietta del CRDD che trionfa per la terza volta nella categoria femminile e per la prima volta nella categoria juniores. Tra i senior arriva invece l'ennesima, la quarta conferma dell'equipaggio delle Lerici che fa così l'amplein di vittorie. Il prossimo appuntamento in programma per la domenica successiva, ci troveremo a Marola dove si comincerà a gareggiare a partire dalle ore 16.30.